Ciao a tutti e bentornati ad Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. Vediamo insieme il trailer del film Harry Potter e i Doni della Morte. Vi aspettiamo subito dopo con tutte le notizie di oggi. No sign of him, my lord. Harry Potter, the boy who lived. Come to die. I have something worth living for. Ron, kill it! Only I can live. Inizialmente pensato come un unico film e poi diviso in due parti, Harry Potter e i Doni della Morte è il capitolo conclusivo della saga. Riguardo alla decisione di trarne due film, sia il regista che gli attori e la stessa autrice Rowling assicurano che è stata una scelta creativa e non di marketing. In questo ultimo capitolo è stato infatti impossibile eliminare o tagliare qualsiasi elemento della storia originale. Ora una notizia fresca direttamente da People.com. Il nuovo Spider-Man avrà il volto del giovane Andrew Garfield. Dopo The Social Network e Never Let Me Go, Garfield si è aggiudicato l'ambito ruolo dell'Uomo Ragno, per la cui interpretazione concorrevano anche Josh Hutcherson e Jamie Bell, ex protagonista di Billy Elliot ormai cresciuto. Sono cominciate a Parigi le riprese del film Midnight in Paris, l'ultimo lavoro di Woody Allen, nel cui cast figura anche Carla Bruni Sarkozy. Nell'opera, in cui recitano star come Owen Wilson, Marion Cotillard e Rachel McAdams, la moglie del presidente francese vestirà i panni di una direttrice d'orchestra colta e alla moda. L'accordo con il regista prevede che, in caso di crisi internazionale, la Bruni possa abbandonare il set per accompagnare il marito in eventuali viaggi oltre il confine. Queste erano le notizie di oggi. Arrivederci con Anteprima Cinema.